Ed eccoci qua sull'ultima parte di come si ottiene il Nemesis, il cecchino esotico di The Division 2. Da quanto si pensava, i pezzi per completare il Nemesis non sono 3 più il progetto, ma sono 4 più il progetto. Tengo a precisare che tutte le missioni o roccaforti che nomino in questo video devono essere invase per poter ottenere i pezzi che ci mancano, se no niente. L'ultimo pezzo che ci manca prima del progetto lo si ottiene finendo District Union e uccidendo semplicemente il boss. Vi ricordo che per fare questa roccaforte dovete fare prima le 3 missioni invase, se no non potete farla. Una volta che avete ottenuto l'ultimo pezzo non vi resta che trovare il progetto. Per trovare il progetto bisogna fare la Grand Washington Hotel ad invaso e arrivare nell'atrio. Una volta che siete nell'atrio semplicemente dovete uccidere il boss, che è un cecchino se non sbaglio, e una volta ucciso vi dropperà il progetto. Ora non so se la probabilità di drop è del 100%, fatto sta che è l'unico boss che droppa il progetto è questo qua. Una volta che avete preso anche il progetto potrete andare alla stazione di creazione e semplicemente a crearlo. Se siete curiosi comunque vi lascio sul video le immagini dei talenti se volete leggerli o dargli un'occhiata. In questo momento ho appena finito di creare il Nemesis, quindi non so dirvi se è così buono o no. Bisognerebbe provarlo in una build e testarlo anche magari in PvP, però in questo momento non posso dirvelo. Ma niente, questo è quanto, io spero di esservi stato d'aiuto, mi farebbe piacere se lasciate un like, condividete, commentate e ci vediamo al prossimo video. Yeah boy!